non parlerò molto. Io mi chiamo Carmelo Puglisi. Quattro cazzate le ha dette il compagno Curtosi, quattro cazzate le dico anche io. Io riponevo grandi aspettative in questo confronto, nell'incontro di oggi, e come hanno fatto già altri, mi associo a questo ringraziamento. Riponevo molte aspettative in questo confronto perché io, pur ritenendomi radicale e pur avendo contribuito nel mio piccolo, specialmente negli ultimi anni, in alcune iniziative radicali, ultima la raccolta delle firme per il referendum, obiettivo che poi non è stato raggiunto, eppure non c'è mai stato una piattaforma, un modo per comunicare, per conoscerci, per entrare in contatto. Fatta eccezione per alcuni amici che ho conosciuto di recente, io non conosco nessuno dei presenti e nessuno dei presenti conosce me. Anni fa addirittura c'era una sezione riservata nel sito dei radicali italiani dove c'è la possibilità per chi voleva impegnarsi di lasciare il proprio recapito, anche telefonico, cosa che io ho fatto, e dirsi in che modo era disponibile per dare un contributo, volantinaggio nell'università, e io compilai questo modulo, mai contattato, né tramite mail, né tramite messaggio o chiamate. Quindi per questo riponevo molte aspettative in questo confronto di oggi. Devo dire che seguo forse Europa dall'inizio, diciamo, conosco bene questi opuscoli e condivido queste iniziative. Tuttavia, se posso, oggi secondo me è stato un po' limitato e limitante il nostro confronto. Fatta eccezione per alcuni interventi, non me ne vogliono gli altri, mi renderò antipatico, lo so. Fatta eccezione per alcuni interventi, naturalmente il tuo di apertura, secondo me si è rimasti molto ancorati al passato. Cioè, molti hanno rievocato un po' la storia del Partito Radicale e giustamente hanno rivendicato le proprie lotte all'interno del partito, ne hanno evidenziato anche i limiti, ma non ho molto sentito parlare di futuro, di soluzioni per il futuro, e nel mio piccolo provo a dirne qualcuna. La questione inerente alla tessera è un problema serio. Io sono uno studente fuori sede e mai mi potrei permettere una tessera di 200 euro. Questo cosa comporta? Comporta che io posso partecipare nella raccolta delle firme, io posso dire la mia, diciamo, ma non ho una piattaforma, non ho un modo, non solo per farmi conoscere, ma anche per far conoscere. Io vengo da Rosarno, ma studio all'Unical, a Rende, e ci sarebbero molti luoghi nei quali si potrebbero fare delle iniziative, delle campagne di sensibilizzazione e parlare con gli studenti, di cui un compagno parlava prima, che, oddio, non sono così ottimista io nelle previsioni, non è che su 500 firme ci sarebbero 200 militanti, diciamo che i giovani vanno presi un po' per il colletto, vanno un po' trascinati. Io per esempio, io conosco i radicali, le battaglie radicali, perché ho letto certi libri, ho guardato alcuni video, ho visitato alcune pagine su internet, ma noi non possiamo, come dire, rimandare il reclutamento di forze radicali semplicemente se uno ha la fortuna quasi incidentale di informarsi, si informa su un tema, e questo si ricollega anche al discorso del populismo, delle demagogie di cui si è accennato prima. Attenzione a sminuire e a sottovalutare i fenomeni. Io studio scienze politiche, quindi questi temi li guardo ogni giorno, li osservo ogni giorno. Attenzione a sminuire Beppe Grillo. Io qui ho sentito molti che hanno detto: Beppe Grillo è un comico, dice quattro cavolate. Possiamo essere d'accordo sui contenuti e nel merito, però attenzione a sminuirlo. Cioè, dire semplicemente quella persona sta dicendo cavolate, dire semplicemente quello lì è un demagogo, dire quello lì è un populista, ma la gente non ti capisce. Bisogna dare delle proposte
delle soluzioni, proporre delle ricette alternative a quella, e ricette che siano credibili, ricette che ci sono, cioè le abbiamo, ci sono i numeri che smentiscono le paginate che vengono dette, però ritorno a quella piattaforma. Noi dobbiamo gettare le basi in Calabria, parlo della regione Calabria, dobbiamo trovare una piattaforma, bisogna organizzarsi, bisogna entrare in contatto, bisogna conoscersi, altrimenti l'incontro di oggi, per quanto fonte di arricchimento, inizia, non vorrei essere estremista, ma inizia e finisce qui, cioè chissà quando noi ci ritroveremo, quindi il mio invito è a non perderci, anche con le nostre diversità, divergenze di opinioni. Per esempio c'era un compagno prima che parlava che ha detto: secondo me il nostro interlocutore, unico interlocutore, è il Partito Democratico. Io per esempio dissento totalmente da questa visione, ma è una mia opinione, non l'argomento, perché ci vorrebbe molto. Io per esempio mi sono impegnato molto nella battaglia referendaria per il no, battaglia nella quale il no ha avuto, non si può dire ma da lì, lì c'erano i 5 stelle, ai referendum si vota o sì o no, non c'è un ni, quindi è ovvio che nel votare o sì o no tu ti trovi anche in brutte compagnie, come chi ha votato sì si è trovato vicino Denis Gardini, che salutiamo a casa, e io mi sono trovato a votare come 5 stelle, come la Lega Nord, ma non ho votato no perché me l'ha detto la Lega Nord, ho letto la riforma nel merito e ho dato la mia opinione nel merito. Quindi niente, davvero, il mio unico invito è che questo sia una fonte di arricchimento, ma che sia qualcosa che ci sproni a fare anche autocritica sul nostro modus operandi del passato, e niente, teniamoci in contatto. Grazie. Sì. Moretti diceva: non ci perdiamo di...